questo l'ho fatto fresco. Stiamo andando da caffè, stiamo andando. Ha chiamato vostro marito da sopra la finestra della cucina. Ah, e che vuole? E non ho capito bene, perché in da quel momento stavo girando la caffettiera. Ha detto che adesso scende. Donna Concetta, tu sul sei caffè? No, no, ci sta da caffè. Non vuoi che caffè? No, non lo voglio. E voi ve lo dovete prendere, sennò come vi sostenete? Caldo caldo. Piccinetto, pigliate una poca di caffè, ya? Io se non mi pigli una tazza di caffè, ma dormo all'erta, non grazie. Dormo. Questo qua lo chiama Don Pasquali. È il rispetto. Giusto, rispetto, giusto. Don Pasquali, un caffè. Grazie, grazie. Raffè, porta altre due tazze. E a due pigli, la cucina tre ce ne stiamo. Due le ho portate io, perché due ne tre. Tieni qua, tanto io ho finito. E aspetta, non ho bevuto primina. Salute. Buongiorno. 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 Donna Concetta, buongiorno. Che volevi? Volevo sapere se resti, se sta. Io me ne devo scappare. Ti ho portato la chiave di casa, tieni. Ma ci vediamo anche un caffè. Qua, qua. Bevete qua, il caffè è venuto a stramuro. Grazie, Raffè. Raffè. E a me? È finito. È finito. Ho una raffanata macchinetta piccola apposta per voi. Va bene, fan press. Donna Concetta. Buongiorno. Buongiorno. Donna Concetta, Don Luca come passa? Ecco, ma da passare. Ieri sera è venuto il dottore. L'ha guardato. L'ha fatto una brutta faccia. Ma la notte, come l'ha passata? Ecco, voleva passare, signor pastore. Chiamava Nicolino, voleva Nicolino, è fatto un'arte, un'arte, un'arte. A verità, gli tengono un buono presentimento. Sì. Quello ieri stava peggio, stava proprio male. Ma sta riposando, lui come riposa? No, concetta. Come decide, donna, che non è che mi decide. Sì. Chilla a me, Lucariello non mi ha condiviso. Ma perché? Il braccio sinistro non lo muove più, la lingua si è tirata tutta quanta. E quando parla, parla po, non si capisce niente. Donna Concetta, ma riconosci? Qualche volta sì, qualche volta no. A ieri mi sono avvicinata al letto, l'ho guardato e ho detto, Lucariello. No, non facita così, chi la si non sono addono, vi? Lucariello, mi riconosci? Sono Concetta tua. Issa mi ha guardato un po', ma fissato e poi ha detto sì, sei Don Basilio. E chi è Don Basilio? E è rimasto impressionato perché da 20 mesi fa siamo andati a San Carlo a sentire il barbiere del trovatore. Ci regalai certi biglietti. Davvero pare proprio Don Basilio. Piccerei, è questo che cos'è? No, quello Don Alberto è rimasto senza caffè. Mamma, c'ho volume tanto che brore le polla, papà è caldo caldo. No, io direi più tardi, mamma, perché vogliamo stare riposando, papà, donna Carmè. È meglio lasciarlo riposare, sì, sì, sì. Quando si sveglia glielo riscaldo un'altra proprio. Volta. Proprio. Ninù, dottore, quando deve venire? È già avesse avuto a staccare. E Tomasino? È aiuto a fare una tutte le gran maniculine, ma mo' poverito di me. Io me ne dovrei scappare. Arrivederci. 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 Olga, non hai visto scappare. E vattene, che mi fa? Lo so, non volevo aspettare che si svegliava Don Luca. E aspetta. Aspetto. E aspetta. Ninù. Donna Concetta, non sapete che faccio? Aspetto prima che si sveglia Don Luca e poi me ne va. Ninù, mamma, ti ricordi? A sto posto è caduto, dicevo. Cerca di fare pace con tuo marito. Giurami che fai pace con tuo marito. Hai visto che è fatta succedere? Hai visto? E non mo decido più. Ma quella poi lo sapeva che succedeva quello che è successo, lo sapeva. Da capa tosta, tosta. E siccome io a Lucariello non gli avevo detto mai niente, per carità, ho fatto la da sé, è stata come una mazzata in capo. Sì, la da sé.
Si è sentito male, si è messo subito nel letto e mo sta più alla chiacchiere. Qua Nicolina, chiama Nicolina. Qua Nicolina. L'ha lasciata. Marito l'ha lasciata. Immediatamente. Oh, vero. Se n'è andato da certi parenti suoi a Roma. Ha detto che non la vuole più vedere. Ma sei pazza. Mamma mia. La casa distrutta! Io me ne devo scappare, non mi trattenete. Olga, io me ne devo scappare. E vai, se te ne devi andare, vattene. Sei sempre l'eterno indeciso. Lo so, ma io mi pare che devo dire una cosa. E sentiamo, come aveva detto? Ma non mi ricordo. Non si ricorda. Ah, sì, che faccio, torno a casa per mangiare? E se vuoi tornare, torna. Io faccio un poco di pasta al burro, Vabbè. Donna Concetta, io resterei ancora, ma devo presentare il mio campionato a un cliente. E che ce ne importa essere cliente? Olga, quello viene da Milano. Che lo sai, che la mamma è mezzo milanese? Papà, ci faccio un telegramma. Questo è il resto, io. E papà, come sta papà? Sta riposando un poco, non ti fa senso a mamma, hai capito? E sta via tu. Avete visto che faccende che sta? Sono 3 giorni e 3 notti che sta vicino a Chilu padre, non si riconosce più. Non sa più che fare per quel padre. È scaduto palazzo, li fa 30-40 volte al giorno. Dal dottore, la farmacia, il dottore. Su e giù. Figlio mio bello. Core, mamma tua. E dicevi che non ti stavo là! State zitto tu, io sono il fratello e posso mangiare. Basta, che mi ha visto, come mette la piccola e non capisca. Non è Ruggero, è arrivato il dottore. Ah, sto a dire. Buongiorno dottore, ora sei? Che caffè al dottore? Grazie. Il caffè tutto massimo. Non scendiamo a caffè di oba. Allora, com'è passata la notte? Ci ha tolto il sveglio a tutti quanti, dottore. Tenete, questa è la febbre che ci avete chiesto. Datemi, facetemi vedere. Dottore, allora come andiamo? Ma voi state una bellezza. Ma spero di sentire di voi. Non sono Nicolino. Sono il dottore. No, è il dottore. Guarda chi ti è venuto a trovare, guarda, c'è sta donna Carmela. Come state, donna? Il signor Pastorelli. Come la signora Olga. La signorina Rita. La signora Rita. Ve l'ho detto anche ieri sera, ma non c'è. Ci vuole un po' di tranquillità. Vabbè, dottore, ma in verità questa gente è arrivata adesso, solamente io ho fatto compagnia con la mia. Sì, ma così gli togliete l'aria, su, forza. Quanto siamo, dai? Usciamo, non vado a ballare mettere una tazza di caffè. Aspetta, allora si vede. Voglio, questa sigaretta, ma mica a te.
salutare. Oh, grazie, grazie. Sai che ho pensato? Ma aspetta, prima cosa dice il dottore e poi me ne scappo. Olga! Olga! Mamma, il brodo. Dottore, un po' di brodo caldo. No, grazie, che prima lo voglio visitare. Perché ti metti a paura di vendere le scarpe ai padri? Io mi arriva la roba sua. Come è venuto tutta la roba mia? La roba tua! La roba della casa! Basta! Andiamo meglio, non c'è. Andiamo meglio, da te, tutto. Madonna mia, ti ringrazio, grazie. E sentite, pure me, andiamo meglio, eh? E che parlo, non parlo, eh? L'altra volta quando stavi malato parlavi sempre tu. Guarda, guarda, c'è stava, che la bella faccia di Pasqua di donna Carmela. Non l'hai riconosciuta, eh? Racconto fatta di fagioli, Vero, fatta di fagioli. Sì, sì. Ma ci devo sempre su fatta di fagioli, eh? Tanto tempo fa. E voglio sentire. Io mi ero svegliato con un po' di febbre. Ho risentito con certo che bisogna chiamare il dottore. Io oggi lascia stare, sono soldi buttati, io domani sto bene. No, bisogna chiamare il dottore, sennò poi dopo viene una complicazione, ragazzi. Va bene, allora, prendete il dottore, si fece la visita, questa è una cosa, un fatto viscerale, non devi mangiare. Perché se mangi non ti passa la febbre. Dopo quel giorno là, Concetta aveva fatto pasta e fagiola, era vero che lo sai, entro la casa si sentiva un odore di pasta e fagiola. Dicetti a Concetta, come ti sei permessa, Proprio oggi che io non mi sento bene, tu hai fatto la fagiola. Signor no, io ho fatto brodo, perché lo sapevo che avevo un brodo, non mi so, ne vedi? Allora questo odore di pasta e fagiolo che si sente dentro la casa, com'è? Se no, quella è stata la signorina Invento, che ha fatto la pasta. E bene, allora dice la signorina Invento che ci dà un piattino, perché io faccio tanta attenzione, Certo, in capo a me, quando stanotte facemmi i punto, io sono tremenda, quando mi metto una cosa in capo, come sono? Tremenda. Allora quella notte là, con gente si è addormentata, allora io mi alzai, andai dentro la cucina, a zucchero, la pasta e fagioli, che so che quando a casa mia si fanno i fagioli, la pasta si fanno che passano per tre giorni. Perché a noi ci piace, ma le sogne sono buone, pure a merenda, a colazione, anche fredda. E allora io il cucciaio mi ha saltato un tavolino e un lungo del grande. E il drumbo del bagno, e mi voglio tutta la pasta e fagiola. Il
giorno appresso mi sono risvegliato per un piacevole anche un poco di febbre. Niente. Grazie. Come sta, papà? Certo, a Badosto ci sta, è pure abbastanza pesante. Però non bisogna disperare, perché ho visto dei casi simili che poi si sono risolti abbastanza bene. Bisogna avere fiducia. Sì. Bene, allora lui può venire domani. Non Pasquale, rimane che venga a fare. Come? Ah, Pasquale, fatevi coraggio e fate coraggio soprattutto alle donne. Che state dicendo? Ma non c'è sta niente da fare, solo un miracolo. Che state dicendo? Solo un miracolo. Se avete bisogno, chiamatemi pure. Arrivederci Don Luca, arrivederci Don Luca. Arrivederci Don Luca, il signore la compagna. Dammi una mano alla loro cosa inizia. Siete capiti che viene andata a volta. E ora vado una mano pure io. Che scostumati, mamma mia. In due giorni ce ne sono andati 2,5 kg di caffè. Ci credo, da un dell'oro. Quindi mi giovane. Ma mo ci ho di chi. E che diavolo? Nicolino, ehi, se verone Nicolino, ehi, perché? Hai visto il verone? Ha giusto. Questo diceva che tu non veniva, invece lo so che tu mi vuoi bene, a me, Nicolino, e tu sei un galantuomo, sei, e adesso per stare qua dovete fare pace, dove sta Nicolino? Vieni qua, vieni a me, ehi, dammi la mano qua, è giurato, che non mi dovete lasciare più, avete capito? Perché voi siete fatti l'uno per l'altro. E non dovete fare un biglietto di cose a donna Concetta, perché quella ha sofferto assai, capito? Mi raccomando, giurate! Ehi, Tommasino, e vista? È venuto di Corino, Queste cose di niente, questo si guarisce, guarisce, grazie, Thank you.